Funiculi, funicula, funicom, siccom, sa. Pellegrini rimasti bloccati nel viaggio verso Montevergine. Dopo la riapertura in pompa magna di sabato scorso, alla presenza di numerosissime autorità, il disagio si è già verificato 2 volte in 3 giorni, sempre con la prima corsa del mattino delle ore 9. Dopo poche decine di metri di percorso, il mezzo in salita ha dovuto arrestare la marcia. Sia martedì, per un'ora circa, che mercoledì per la metà del tempo, ma con identiche modalità. Nessun pericolo, sia chiaro, né agitazione per i turisti rimasti in panne non nel tratto panoramico ma a pochi metri dalla stazione di base. L'unico vero disagio è stata l'attesa al caldo di chi si è trovato all'interno e di chi aspettava invano di poter fare il biglietto per la corsa successiva a valle, poi desisteva e tornava a casa o prendeva l'auto. Con il pronto intervento dei tecnici AIR tutto è tornato alla normalità, disagi che non erano previsti, specie dopo la riapertura, quando tutto è filato liscio. I disagi seguono anche le polemiche sugli alti costi dei biglietti, 8 euro andata e ritorno, 5 per una singola corsa. La speranza di tutti è che altri imprevisti non si verifichino, ne verrebbe danneggiata l'immagine della funicolare più ripida e rapida del Sud Europa. O almeno di sicuro quando a bordo ci sono le autorità. Funiculi, funicolà. Salute, ne se ne saluta il capo di A.